Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video del canale I Signori Buonasera. Oggi facciamo un video nella rubrica I Signori On Demand, la recensione del film The Batman di Matt Reeves. Ragazzi, prima di iniziare vi invito come sempre a commentare qui sotto se avete visto il film, di iscrivervi al canale YouTube. E vi avverto subito che comunque ci sono delle parti spoiler di questo film, quindi per chi ancora non ha visto il film, ma ne dubito perché dovrebbe uscire sabato 12 marzo, quindi il video sicuramente uscirà dopo l'uscita in sala del film, quindi alcuni di voi lo avrà visto. Magari altri non ancora, quindi per chi ancora non ha visto il film di The Batman lo vado a vedere perché lo consiglio altamente e poi ritorni qui sul canale YouTube Il Signore Buonasera a dire la sua sul film. Ragazzi, The Batman. Io questo film l'ho aspettato per tantissimi mesi, sinceramente, anche se avevo un grande timore su questo film in generale, anche perché hanno fatto tante trasposizioni cinematografiche su questo personaggio e quindi diciamo che poteva esserci il rischio di far uscire un prodotto non all'altezza o comunque quando si va a vedere Batman ci si aspetta ormai un film all'altezza della trilogia di Nolan, ma poi prontamente negli ultimi anni siamo stati delusi dai film, ad esempio, di Zack Snyder, dove ha inserito un Batman sicuramente molto molto diverso rispetto a quello dei fumetti, ma anche dal punto di vista della sceneggiatura non è stato sicuramente il miglior Batman di tutti i tempi. E poi anche perché comunque, essendo un personaggio così tanto trattato, così tanto trasposto a livello cinematografico, si risultava essere ripetitivi e noiosi e magari con l'inserimento di storie magari già viste e riviste, poteva essere un film, come dire, questo qui, che poteva essere un flop clamoroso. Quindi, alla fine, The Batman, dal mio punto di vista non è assolutamente un flop, anche perché il Batman che siamo andati a vedere tutti quanti è sicuramente diverso rispetto a quelli precedenti, dal punto di vista delle atmosfere, dal punto di vista anche delle recitazioni, dal punto di vista della storia e anche dal punto di vista registico, perché ho visto sicuramente la mano autoriale di Matt Reeves, che è stata molto molto presente all'interno dei film. Che dire prima di tutto? Questo Batman, tanti si chiedono se sia il migliore, io aspetterei dirlo, nel senso che comunque c'è la trilogia di Nolan che dal mio punto di vista rimane un grande punto di riferimento per chi appunto nella storia del cinema ha trattato questo personaggio. Sicuramente la trilogia di Nolan è un masterpiece quasi insuperabile perché comunque il Batman che è stato trasposto lì era un Batman pseudo-realistico e comunque le atmosfere e le storie raccontate erano avvincenti e molto coinvolgenti. Però devo dire la verità, comunque quest'ultimo film si fa molto rispettare perché dal punto di vista registico, prima di tutto, secondo me ha azzeccato benissimo il regista, l'atmosfera, questa cupezza che non è quel cupo stile Zack Snyder ingiustificato, ma è un cupo che rimanda molto a quello che è Batman nei fumetti. Quindi mi ha ricordato molto, ad esempio, il fumetto Batman Hush, dove c'è una storia investigativa. Infatti, questo Batman, finalmente, lo dico anche, è un Batman versione anche investigativa. Forse anche per il tipo di villain che è stato trattato,
che adesso ci arriviamo ad analizzarlo. Grazie soprattutto al villain che è stato scelto, questo Batman lo vediamo in versione detective, in versione quasi poliziotto, ecco, di Gotham City, che va appunto a risolvere i misteri che rilascia l'enigmista. Quindi mi ha ricordato anche molto il Batman di Arkham City del videogioco, ad esempio, dove per chi lo sa ci sono parecchi easter egg lasciati appunto dall'enigmista all'interno del videogioco, e questi easter egg, tra virgolette, li vediamo anche all'interno del film. Ad esempio gli indizi che rilascia l'enigmista ogni volta vengono contrassegnati con il punto di domanda tipico del villain, e poi anche queste letterine o questi oggetti che rimandano a un mistero o a un enigma, appunto, che deve essere risolto da Batman e da noi anche spettatori. Dal punto di vista della narrazione, oltre ad essere una storia molto avvincente, è anche parecchio misteriosa. Non tutte le cose sono state spiegate, ma molte di queste cose ci vengono raccontate a noi spettatori, e sta a noi decidere la versione giusta o sbagliata di quella storia. Ad esempio, una cosa che ho apprezzato tantissimo è come hanno trattato la morte dei genitori di Bruce Wayne. Perché? Perché, ad esempio, nei Batman precedenti abbiamo sempre visto la morte, ecco, dei genitori e la versione, tra virgolette, originale dei fatti. Qui invece non viene riportata la morte, forse anche per appunto evitare la questione del reboot del personaggio, ma di farci partire subito all'interno della narrazione, perché tanto sappiamo già chi è Batman e quali sono le sue origini, e quindi ci lascia questo alone di mistero attorno alla morte dei genitori, che rende angosciosa e misteriosa la storia anche di Bruce Wayne, come ci viene presentato. Questo Bruce Wayne, ecco, recitato da Robert Pattinson, credo che sia il miglior Bruce Wayne di tutti i film di Batman, nel senso che quello di Christian Bale, sì, era parecchio adatto all'interno dei film di Nolan, ma questo Bruce Wayne mi ha ricordato davvero tantissimo il Bruce Wayne dei fumetti, perché è un personaggio molto schivo, molto isolato dalla società, molto introverso, anche depresso e molto tormentato, parecchio tormentato, quasi traumatizzato, se non del tutto, dalla storia che ha dovuto vivere da piccolo, quindi della morte dei suoi genitori, di crescere quindi in un contesto senza praticamente un familiare, con soltanto il suo maggiordomo Alfred che lo cresce secondo i suoi valori e la sua educazione. Quindi questo Bruce Wayne è completamente promosso dal mio punto di vista, e anche in versione Batman mi ha convinto molto, nel senso che anche nei combattimenti e nelle coreografie varie ho visto un Robert Pattinson particolarmente coinvolto nella storia. Adesso non so se in molte scene hanno dovuto fare lo stunt o c'era lui veramente a recitare, però comunque l'ho visto veramente appassionato del suo personaggio, e questo mi fa piacere, perché quando un attore interpreta un determinato personaggio e magari non gli piace quel tipo di personaggio, si vede, secondo me si vede e si nota all'interno di un film, e qui invece si vede la grande passione che ci ha messo e il grande lavoro. Poi andiamo negli altri personaggi. Catwoman
secondo me una delle Catwoman meno convincenti dal punto di vista della sceneggiatura, perché sì, noi veniamo a sapere certi dettagli su di lei, però insomma all'interno di altri film ci viene raccontato un background diverso, e comunque ci spiega la motivazione per cui Catwoman sia in grado di fare determinate cose, come ad esempio, cosa molto banale, fare parkour sui vari edifici, o perché riesce a tirare calci e pugni in quel modo, perché sia così agile e perché sia così rapida nei combattimenti. Ecco, in alcuni film viene spiegato il perché, in altri meno, però qui completamente zero, cioè è come se questa ragazza così facendo la ladra semplicemente è diventata brava a combattere, cioè è poco convincente questa cosa. Però dal punto di vista del ruolo che ha all'interno della narrazione è comunque un ruolo abbastanza evidente, abbastanza comprensibile, e le sue motivazioni sono più che ben spiegate all'interno del film, quindi diciamo che è un personaggio non perfetto, ma che si incastra bene all'interno della storia di questo film. Passiamo al villain. Il villain, ragazzi, l'enigmista, secondo me uno dei villain migliori che abbiamo visto di Batman al cinema. Angosciante, misterioso, davvero davvero enigmatico, anche quando parla. È un personaggio davvero davvero ben trattato, promosso a pieni voti, nel senso che comunque è stato bravissimo l'attore, e il personaggio è praticamente perfetto, è lui. Anche a livello fisiologico mi ricorda tantissimo l'enigmista, e diciamo che questo villain è molto particolare, nel senso che comunque un po' ha delle caratteristiche del tipico cattivo di Batman, che chiaramente lo vediamo anche all'interno di altri film, dove commette dei crimini e cerca di mandare dei messaggi criptati nei confronti di Gotham, cercando di smascherare la verità stessa della città, svelando anche segreti piuttosto importanti che sono successi all'interno del dipartimento di polizia, ad esempio con i collegamenti alla malavita e quindi alla mafia, quindi Maroni e Falcone e il Pinguino. Quindi sicuramente fa la sua bella figura, tra virgolette, l'enigmista all'interno di questo film, e secondo me, perché è il migliore villain di Batman a livello proprio cinematografico, forse leggermente minore del Joker di Nolan, perché comunque mette sul serio in difficoltà Batman. Secondo me il villain serve da questo punto di vista come motore principale della narrazione. È come se l'enigmista ci raccontasse quello che succede attorno a Batman, e in qualche modo cerca di aiutare al nostro vigilante preferito di arrivare alla soluzione finale del suo più grande enigma, del suo più grande mistero, che tutti, o comunque quelli in sala, pensavamo che, appunto, spoiler, l'enigmista avesse scoperto addirittura l'identità segreta di Batman, ma poi si sa che alla fine non è stato realmente così, e anche questo colpo di scena, tra virgolette, nel colpo di scena mi è piaciuto tanto, perché vuol dire che questa storia non è per niente scontata, ha dei risvolti molto interessanti, e anche dal punto di vista delle scene action è veramente coinvolgente, cioè tu
sei lì ad aggrapparti alla poltrona e a esaltarti a ogni cazzotto che Batman tira nei confronti dei criminali. Ed è una cosa che fa gasare in una maniera incredibile. E poi vediamo gli altri personaggi. Ad esempio Falcone è un personaggio secondario che si pensava fosse uno dei villain principali. In realtà non è il villain principale, ma per come è andata comunque è un personaggio molto utile e fa la sua sporca figura e ci viene raccontato il suo background tramite le investigazioni sia di Batman ma anche dell'enigmista stesso. Quindi alla fine, come dicevo, sia l'enigmista che Batman parla a noi spettatori raccontandoci quello che succede all'interno della storia. E appunto una novità che ho visto è questo Batman narratore, che forse è una cosa scontata da dire, ma gli altri Batman non erano narratori della storia. Anzi, spesso, ad esempio nei film di Nolan, era ad esempio Gordon quello che raccontava o comunque diciamo che presentava un certo tipo di situazione che capitava all'interno del film. Addirittura nei film di Tim Burton non c'erano neanche queste sequenze in cui c'era una voce narrante. Invece qui in The Batman è proprio il protagonista che ci racconta la storia, è come se fosse un video diario della sua attività a Gotham, ed è una cosa molto investigativa e molto fumettistica se ci pensate, anche per chi ha letto ed è assiduo nella lettura dei fumetti della DC mi potrebbe anche confermare. Quindi ragazzi, sì, questo film è fumettistico, ma non nel senso cinecomic come quelli della Marvel. È fumettistico in questo senso che si ispira a dei particolari fumetti su Batman molto investigativi e hanno cercato di riportare quell'atmosfera all'interno dei film. Ed è una cosa sicuramente molto apprezzabile, soprattutto se poi dietro c'è una regia così fantastica. Ragazzi, io non ho mai visto in un film di Batman delle coreografie nei combattimenti così, cioè veramente da brividi, nel senso veramente ottimi, complimenti. Forse, ripeto, se devo fare proprio un paragone tra i film di Nolan e il film questo qui, vince magari tra i tre film Batman il Cavaliere Oscuro, ma perché forse quello lì è stato veramente il top del top della trilogia ed è difficile da battere, ma comunque questo Batman si fa rispettare alla grande, anche perché poi se veramente vogliono proseguire su questa linea facendo anche magari altri film su Batman con questo Pattinson, con questa regia, secondo me potrebbe anche crescere dal punto di vista proprio della storia questo nuovo Batman. Quindi c'è tanto potenziale e già si parte da un ottimo prodotto, davvero da un ottimo prodotto. Poi, essendo uno dei miei eroi e supereroi preferiti, diciamo che io ho sempre grandi aspettative, come per i film di Spider-Man, e quindi quando vedo che vengo soddisfatto sotto ogni punto di vista, sono veramente felice di parlarne con orgoglio, anche perché vuol dire che anche i film sui supereroi possono essere dei grandi prodotti se ben raccontati e ben spiegati attraverso le immagini. Quindi davvero fantastico, davvero fantastico. L'unica piccola delusione di questo film, è che purtroppo non me l'aspettavo, è proprio Alfred. Cioè l'Alfred di Serkis non mi è piaciuto, mi ha convinto poco, è comparso in pochissime scene.
e nelle scene in cui è comparso non ha lasciato quel segno che dovrebbe lasciare un Alfred nei confronti di un Bruce Wayne. Mi sembrava più veramente un maggiordomo lì che si occupa soltanto delle faccende private di Bruce Wayne. Hanno dovuto coinvolgerlo in qualche modo tramite una cosa che ha fatto l'enigmista, ma comunque rimane il fatto che mi sembrava più una scusa per ricordarci che c'è anche Alfred all'interno del film che altro, sinceramente. E quindi è l'unica pecca di questo film vera e propria dal mio punto di vista, perché se no per il resto è un po' magari Catwoman sì e no, per il resto ripeto nulla da dire di questo film, quindi è tutto da godere, è tutto da gustarsi, e quindi spero che anche per chi lo andrà a vedere gli piacerà e sarà convinto come io sono convinto al giorno d'oggi a dire che questo sia uno dei migliori film di Batman. Il migliore non lo so, sono un po' in difficoltà. Ragazzi, prima di tutto comunque vi ringraziamo sempre del supporto che ci date all'interno del video. Iscrivetevi al canale, commentate qui sotto e noi ci vediamo a una prossima recensione. Ciao ragazzi!